Ciao a tutti, buongiorno. Sto preparando un soffritto di cipolla che è già pronto per cucinare un coniglio intero. Adesso vado e sistemo i pezzi del coniglio in pentola. Ho fatto dei tagli medi, non troppo grandi e non troppo piccoli. Ecco qua sistemato, adesso lascio cuocere dalla parte sotto per poi girarlo e farlo colorare, prendere colore dalla parte opposta. Ecco qua il coniglio, da una parte ha già rosolato, ha preso colore e io adesso piano piano lo giro. A questo punto, dato che il coniglio ha già preso colore a buon punto, ci aggiungo un bicchiere di vino bianco e lascio evaporare per eliminare la parte alcolica. E rimanere solamente il profumo del vino. Il vino ha evaporato e ora ci aggiungo una piccola presa di sale e dei caperi e un po' di rosmarino tritato e secco. E lascio giro bene e poi lascio cuocere. Ho girato bene per mischiare gli ingredienti e ora, come vi ho detto, lascio cuocere. Io il coniglio preciso che lo cucino in bianco. Chi vuole mettere del sugo, mette del sugo. A noi, per gusto di famiglia, piace bianco. Ecco. Questo è il coniglio, la cottura del coniglio alla cacciatora secondo i nostri gusti. Poi ognuno è libero di cucinarlo come vuole. La cottura è a buon punto, il coniglio sta andando per il meglio e lascio ancora un attimino, qualche minuto ancora. Per terminare la cottura, un attimo prima della fine della cottura, ci aggiungo il fegatino che ho tritato e lascio cuocere ancora. Ecco qua, il coniglio è bello rosolato, adesso ormai è quasi al termine, io ci aggiungo il fegatino che ho tritato a coltello e giro bene in modo da mischiarlo con tutto il resto del coniglio e lascio andare per poco, proprio poco, affinché il fegatino prenda colore. Il coniglio è bello pronto, ora vado ad impiattare. Il piatto è pronto, il coniglio alla cacciatora a modo mio, è buono, gustoso, tutto da mangiare. Io vi saluto, un bacio e un abbraccio a tutti, vi auguro una buona giornata e un buon pranzo e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!